Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto ve lo dico subito, sono arci emozionato, quindi se dico stupidaggini, sbaglio l'italiano, eccetera eccetera, non è che non sono me, però insomma, questo era un video che sognavo di fare da una vita. Dal titolo sicuramente avrete letto chi è lui. Lo salutare? Ciao a tutti. Come ti chiami, ce l'hai? Sì, mi chiamo Rocco, mi hanno chiamato Rocco. E non ho molta dimestichezza con i video, quindi sarò un po' impacciato, però. Quindi per incoraggiarlo voi metterete più like del solito, giusto? Sì, uno scatafascio. Allora, lui mi ha detto che si sentiva più a suo agio con un copione. Abbiamo pensato di rivisitare il famosissimo boyfriend tag, a cui però ho tolto alcune domande che non mi piacevano, quindi sarà un pochino più breve, vedete voi se per la vostra gioia o per il vostro tormento, comunque sarà un pochino più breve. E quindi partiamo con le domande. Dove ci siamo conosciuti? La domanda è tu a me. Sì. Ok. Dove siamo conosciuti? Siamo conosciuti in una delle tante chat che ci sono sul web, e ci siamo conosciuti lì. Bravo. Dove siamo andati al primo appuntamento? Che è un po' generica, insomma, però la possiamo personalizzare come risposta. Dove siamo andati al primo appuntamento? Siamo andati. Perché io ho una certa età, ma la memoria ancora mi sorregge, ancora mi assiste. Siamo andati, cioè io che sono venuto a conoscere te, viviamo in due città diverse, quindi sono venuto a conoscerti, tu vivi in una città che io ho conosciuto molto bene per averci passato gli anni della mia adolescenza, quindi sono venuto per due motivi. Il primo, senz'altro, presentato dal voler conoscerti, e il secondo, voler rivedere questa città, voler vedere un po' come fosse cambiata nel tempo. E quindi ci siamo conosciuti nella città dove vivi. Ok. Qual è stata la tua prima impressione su di me? La prima impressione che ho avuto è stata molto positiva, nel senso che ho capito subito che si trattava di una persona di un grande spessore, e quindi ho deciso, insomma, di approfondire la conoscenza. E meno male, direi. Ho qualche strana ossessione. Beh, tutti abbiamo le nostre ossessioni. Vero. Noi ci conosciamo non da molto. Ci siamo incontrati il 2 agosto, diciamo, sì. Quindi giusto qualche mese, sono 3 mesi. E, però per quello che ho capito, sei ossessionato dalla correttezza della lingua italiana, sei un purista della lingua italiana, sì. Appena senti qualche errore, qualche verbo mal coniugato, parte in quarta, insomma. Criticando, correggendo, anche me, insomma. E autocriticando anche, perché certo. Anche mi risparmia. Quindi ci tieni, insomma, che la lingua italiana sia parlata come deve essere parlata, anche se purtroppo si sta perdendo questa bella abitudine. È vero, vero, ed è brutto, dispiace, insomma. Stavo per fare uno spoiler potente, senza volerlo, mi sono trattenuto, meno male, perché la prossima domanda: da quanto tempo stiamo assieme? Facciamo data convenzionale. L'abbiamo detto dal 2 agosto, quando ci siamo conosciuti, incontrati. Questo mi pare un po' una ripetizione, ma comunque c'era scritta, quindi te la dico lo stesso. Qual è stata la prima cosa che hai notato? Mi pare un po' uguale, ma vabbè. L'ho già detto prima. Vabbè, non so perché sta ripetizione. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire, io non ho idea di chi l'abbia creato, perché gira da tanti anni su tag su YouTube, quindi se qualcuno lo sa, sotto nei commenti, grazie. Ok, c'è un cibo che non mi piace, anche se ne c'è anche uno solo, almeno lo stesso.
Dunque, c'è un cibo che non ti piace, mi hai detto che non ti piacciono i finocchi gratinati. Bravo. Presto. Poi ce n'era anche un altro, ma non me lo ricordo. Le verze? Le barbabietole. Le barbabietole. Le verze, la verze. Che talento ho? Hai il talento di far sentire le persone a proprio agio. Grazie. Di essere una persona molto accogliente, di sì, di esserci comunque, e quindi questo è importante nel rapporto, assolutamente. Meno male, sono contento. Qui, ragazzi, bisogna per forza restringere il campo, perché il cuore è grande ma il video non può essere altrettanto grande, quindi nessuno si offenda. Chi sono i miei migliori amici? I miei migliori amici sono tutti gli amici intanto che ti seguono sul web, che penso che siano un bel po'. E poi mi hai parlato di due amici in particolare, ma dobbiamo fare i nomi, no? Eh sì, tanto mi piace il cognome. Importante non dico. Mi hai parlato di un tuo carissimo amico che vive in Piemonte e di una tua amica che non mi ricordo assolutamente dove viva. Si chiama Roberta. Sì. E il tuo amico si chiama Alex. Quindi questi sono i tuoi due migliori amici e poi ovviamente tutti gli amici del web. Bravo, bravo. Che ci seguono e che metteranno tanti like a scatafascio. Certo. Che ti devi sentire a tuo agio. Che cosa potrei fare per ore? Questa è l'ultima domanda. Ah, è l'ultima? No, ma mi pare ce ne erano altre. No, no. Ce ne fossero altre. No, no. Ah, è l'ultima. Ok, quindi l'ultima per... Che cosa potrei fare per ore? Videogames. Sei sempre lì con il cellulare a giocare. Sì, in effetti... giochi da cellulare per lo più, perché di console non ne ho. E nulla, sì, in effetti, come ho detto prima, l'avevamo abbreviato perché alcune cose non mi piacevano, un po' sessistelle alcune, un po' generaliste altre, insomma. Spero che la sorpresina vi sia piaciuta, ogni tanto ve l'avevo un po' scritto nei commenti quella, però mi piaceva dirvelo proprio assieme a lui, insieme a questo orsacchiotto, e vi invito, come ho già detto prima, a metterla su agio con tanti like, tanti bei commenti che poi, se avrò voglia, gli farò leggere. Per chi non mi conosce e non sei ancora iscritto, ti invito, se ti va, a iscriverti al mio canale per tanti nuovi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, ciao.